Ciao a tutti ed eccoci ritrovati. In questa seconda lezione proseguiamo con riconoscere innanzitutto i suoni che mancano per completare la scala diatonica, il Fa e il Si. In questa slide ritrovate i suoni conosciuti nella lezione precedente, il Do, il Re, Mi, Sol e La. Ad essi aggiungiamo il Fa, posizionato, leggendo in chiave di violino, nel primo spazio del pentagramma, ed il Si, che invece è posizionato sulla terza linea del pentagramma. Per completare la scala di Do, ho inserito anche il Do all'ottava superiore, per il momento denominato Do primo per riconoscerlo. Successivamente non verrà più indicato come Do primo, è superfluo, perché essendo scritto nel terzo spazio del rigo, in chiave di violino immediatamente lo distinguiamo come ad un'ottava sopra rispetto al Do scritto nel sottorigo. Vi propongo di seguito un breve frammento per esercitare il riconoscimento dei suoni Fa, Si e Do all'ottava superiore. Sol, Fa, Sol, Mi, Sol, Do, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Sol, Re, Do. Leggete ora in autonomia lo stesso frammento, come appena fatto. Denominate correttamente i suoni, intonandoli con l'aiuto dei suoni corrispondenti. Proviamo ora a leggere un frammento un poco più esteso. In questo frammento troverete i suoni legati tra di loro in semifrasi con la cosiddetta legatura di frase, una linea che unisce una serie di suoni. Cercate di non respirare all'interno di una serie di suoni legati fra di loro. Respirate in corrispondenza della virgola, quando essa è segnata, oppure, appunto in mancanza di essa, tra una legatura e l'altra. È molto importante per un cantore abituarsi a ciò. Equivale, nel momento in cui si esegue una partitura vocale con un testo, a non respirare mai all'interno di una singola parola, spezzandola, appunto. Dunque, leggiamo questo frammento intonandolo correttamente. Do, re, mi, fa, sol, do, si, la, si, sol, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, mi, do, mi, sol, fa, mi, re, mi. Fa, mi, re, do, re, mi, sol, fa, mi, re, mi, do. Ora, seguendo quella che sta diventando una consuetudine, leggete lo stesso frammento in autonomia, con l'aiuto dei suoni per intonare correttamente. Esercitiamo ora il riconoscimento dei suoni che scendono al di sotto del Do grave. Il Si,
il La e il Sol all'ottava inferiore rispetto a quelli già conosciuti e collocati all'interno del rigo. Questi suoni devono essere riconosciuti grazie ai diversi tagli addizionali, ovvero delle piccole porzioni di rigo collocati in testa alla nota o a metà di essa, per riconoscerne la distanza dal pentagramma. Eseguiamo un breve esercizio di lettura per il riconoscimento soprattutto di questi ultimi suoni. Sol, do, si, do. La, sol, do, re, mi, do, re, sol, do, si, do, la, sol, do, re, mi, fa, mi, do, re. Questi suoni, così gravi, sono solitamente appannaggio dei contralti, tra le voci che leggono in chiavi di violino. Eseguite ora lo stesso frammento in autonomia, aiutandovi, come fatto in precedenza, con i suoni per la corretta intonazione. Allo stesso modo procediamo ora nel riconoscimento dei suoni che invece vanno al di sopra del Do acuto del terzo spazio in chiave di violino. Suoni che spesso sono utilizzati dai soprani e dai tenori, come dicevo prima, tra le voci che leggono utilizzando la chiave appunto di violino. I suoni acuti sono Re, Mi, Fa e Sol. Andando avanti troveremo poi eventualmente gli altri suoni, proseguendo appunto con la ripetizione della scala diatonica. Esercitiamo la lettura di questi suoni così acuti con questo breve esercizio. Nel solfeggio cantato, così come nella lettura semplicemente intonata, spesso si usa fare il riporto di ottava, ovvero la trasposizione estemporanea di suoni molto acuti, o qualche volta anche di quelli molto gravi, all'ottava sotto oppure all'ottava sopra, per comodità vocale appunto. È più importante nella fase di lettura la corretta intonazione e memorizzazione dei suoni, più che l'aspetto vocalmente efficace del cantare in voce. Per questa ragione, avendo io un registro vocale da basso, eseguirò i suoni acuti all'ottava sotto, anziché usare il registro di falsetto. Mi, re, do, re, mi, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, mi, re, do, re, mi, fa, sol, mi, fa, re, do. Eseguite ora lo stesso frammento in autonomia, aiutandovi, come fatto in precedenza, con i suoni per la corretta intonazione. Questa video lezione termina qui. Vi do appuntamento alla prossima video lezione per iniziare a conoscere i valori ritmici.
A presto!